tipo il primo video che faccio, mi è stranissimo. Però no, non è un video felice, quindi buongiorno mie amate pussole. Questo è un video di test con la videocamera nuova, la nuova postazione, la stanza del pupo che ormai avrete visto. Oggi, sapete che ogni tanto devo fare quei video sfogo dove parlo, mi racconto, mi arrabbio? Ecco, oggi c'è proprio, sentivo che dovevo farlo. Fortunatamente, come potete vedere dai miei capelli però, mi sono presa un attimo di pausa. Quando ho visto i commenti, ho detto non posso registrare adesso perché divento cattiva. Poi immaginate, magari non lo sapete, ma quando si è in gravidanza hai gli ormoni che impazziscono. Tolgo questa, altrimenti faccio impazzire anche voi. Quindi mi sono fatta il mio parrucchiere, adesso sono qui a parlare con voi perché raga c'è una cosa dentro che devo buttare fuori perché mi sta facendo impazzire. Prima di tutto vi faccio vedere i miei capelli. Non tollero il caldo, quindi guardate dietro che cosa ho fatto, sperando rimanga il focus. Ta-da-dum! Li ho tagliati tutti! Sembra tipo un funghettino, adesso c'è anche il cuore della nonna che si vede. Sono molto molto contenta, visto che c'è l'estate di mezzo, fa davvero caldo. Ma andiamo al dunque. Andiamo al dunque perché non so quando vedrete questo video, per me è il 18 luglio. Oggi ho visto dei commenti che mi hanno fatto impazzire, cioè alcuni nei giorni scorsi, ma quello di oggi mi ha fatto impazzire, mi ha fatto andare su tutte le furie. Succede questo, che oggi per me è uscito il video dove voi mi fate i regali per Baby D di un evento e trovo un commento di una fan che cita testuali parole. Ho fatto la fata. Ah, questi non li butti? Intende regali. Allora facciamo un bel passo indietro. Io ho il canale aperto da più o meno, penso 7-8 anni, 8 anni tutti, forse quasi 9, non ve lo saprei dire. E faccio eventi da 8 anni, quindi incontro i fan da tantissimi anni che poi durante gli anni magari un po' sono cambiati, un po' sono rimasti, un po' sono cresciuti, un po' sono arrivati, un po' se ne sono andati, ma ho sempre le mie regole, tra virgolette. Quando ho iniziato a fare gli eventi avevo già 100-200 mila follower, quindi diciamo che anche al mio primo evento ci sono state tantissime persone che hanno iniziato a portarmi tantissimi regali. Il primo evento, il secondo evento portavo a casa tutto, quindi regali, cartelloni, disegni, eccetera. Già dal terzo, quarto evento, quindi vi parlo nel 2000... Boh, ma io non so neanche che anno fosse, beh, comunque, ho iniziato a dire, ragazzi, non portatemi i cartelloni perché per mancanza di spazio io non li porto a casa. Quindi quando volete portarmi un regalo, e io dico sempre ragazzi non è fondamentale il regalo, non è che se voi mi portate un regalo io vi voglio più bene, no, voglio bene a tutti alla stessa maniera. Se avete piacere di portarmi un pensierino, un conto, un disegno, perché io tengo i disegni, però vi chiedo per favore di non portarmi i cartelloni. Quindi tutto nasce da questa roba qua, perché prima di tutto in una casa, immagino, immaginate di avere, io sto bassa con le cifre, anche solo 2 o 3.000 cartelloni, i cartelloni sono grossi così, immaginate di averne 2.000 o 3.000, che cosa ve ne fate? Non è che appendo i cartelloni, a parte che se anche dovessi appenderli in una camera ce ne starebbero 30 e gli altri poi se ne avessi 3.000, 2.900 e passa dove li metterei? E voi direte, ma Sabri non puoi metterli in un box? Ma che cosa me ne faccio in un box? Non è che io di giorno dico, andiamo in box a vedere un po' i cartelloni che mi hanno fatto. Anche perché ragazzi, in box, in cantina, perché inizialmente io li tenevo in box perché non sapevo come andavano le cose, comunque mi faceva piacere, ricevevo un sacco di regali e quindi li tenevo in box. Ma già dopo 2-3 settimane, un mese, ci sono le muffe, mica muffe, poi c'è l'umidità e quindi tutto il cartellone, diciamo che il pennarello, tra virgolette, iniziava a sciogliersi, le foto a staccarsi, quindi era proprio una cosa inutile, sia per voi a livello di tempo, a livello che avete comprato il cartellone, a livello di disegno, di pennarelli, eccetera, sia per me, perché è una roba che io vi ho sempre detto che poi avrei buttato. Quindi cosa è successo? Che io vi ho sempre detto, se avete piacere a fare un cartellone perché a voi piace che durante l'evento avete in mano Sabri, ti amo, adesso sto sparando, portatelo all'evento, io ve lo firmo e poi lo riportate a casa. E questa cosa la dico ormai da 7 anni tutti, sempre, io ho sempre detto queste cose e non solo. Oltre ai cartelloni, negli ultimi 2 anni, avendo avuto la casella postale, adesso l'ho chiusa, vi ho detto anche non regalatemi le cianfrusaglie, spiegandovi che cosa intendo per cianfrusaglie, perché io immagino che qualcuno di voi sia piccolo e quindi quello che è in casa è quello, ma molto spesso mi arrivavano
come regali le cose, tra virgolette, da buttare. Pennarelli scarichi, giochi rotti. E raga, buttatele voi, nel senso... Io ve lo ripeto, non è che se mi fate un regalo vi voglio più bene, no, io voglio bene uguale anche se non mi portate niente. Cioè, veramente, se dovete farmi un regalo col cuore, fatemi un bel disegno su un pezzo di carta, perché io quelli li tengo, perché quello lì ho una bella scatola e li tengo dentro, ma non ho spazio per i cartelloni. Vabbè, questa è una piccola morale che volevo ribadirvi ancora una volta, perché è successo questo. Io sono una persona molto pulita e molto corretta con voi, quindi ve le racconto le cose, ve le dico senza alcun problema, a costo di farmi odiare. Cose belle, cose brutte, io vi racconto sempre tutto. Quindi una fan molto attenta, visto che aveva visto una storia su Instagram che facevo vedere tutto, c'erano dei cartelloni, mi ha detto: Sabri, ma tu che cosa te ne fai dei cartelloni che dici sempre di non portarli? E io ho detto: ragazzi, non vi mento, io i cartelloni li guardo e poi li butto via, a parte il fatto che eravamo a 8 ore di treno, quindi non ho neanche lo spazio fisico per portarmi 100.000 cartelloni a prescindere. Ho detto la verità, quindi ragazzi, io vi chiedo sempre di non portarmi cartelloni, se me li portate, io purtroppo per mancanza di spazio, ma per qualsiasi cosa, anche perché sto buttando via un sacco di cose mie, adesso poi con l'arrivo del bambino ho dovuto fare un po' di ordine, non li porto via. Allora cosa succede? Succede che c'è una pagina di gossip che si chiama Webbo, tra l'altro sono miei amici, quindi vado super serena, mettono questa roba, anzi ve la faccio vedere. Butto alcuni regali che mi date agli eventi. Vabbè, sì, il titolo è un po' così, ma ci sta, devi fare click, poi loro sono proprio super puliti, riportano le cose vere. La Sabri spiazza di nuovo i fan, ma c'è un motivo serio per cui lo fa. Allora, io lo capisco che magari voi state sfogliando, vedete questa roba e non avete voglia di aprire il link, cioè non avete voglia perché siete dei pigri, ci sta. Però allora non giudicate, perché poi basterebbe aprire e c'è scritto. La Sabri butta il cartellone ai suoi fan. Negli ultimi 2 giorni la creator ha partecipato a degli eventi nei centri commerciali in cui ha incontrato moltissimi dei suoi fan, che si accalcano sotto il palco. Ovviamente molti di loro le hanno portato dei regali che l'influencer ha mostrato in una storia su Instagram dicendo: ecco come passeremo queste 2 ore ad aprire i regali che ci avete fatto ieri. Tra i regali però c'erano anche dei cartelloni che la Sabri ha spesso detto di non portare. Un utente li ha notati e gli ha posto questa domanda: ho visto che vi hanno portato dei cartelloni nonostante voi ripetete di non portarli, ora li buttate? E io ho risposto: non è cattiveria, ma sì, più che dirvelo non saprei come fare. Immaginate fare eventi da ormai 8 anni, ogni 20 quantità industriali di regali, come potremmo tenere il tutto? Infatti dico sempre la verità che teniamo solo le cose belle, tra virgolette, io intendo che buttiamo via i cartelloni e le cianfrusaglie, perché se voi mandate un pennarello scarico, ma anche solo un pennarello, cioè, non è che io posso tenere 100 miliardi di cose, cioè capito? Io ho una casa normale, immaginate 8 anni... tutti i weekend che io porto a casa migliaia e migliaia di sacchi, non mi basterebbe tutto il paese per tenere le cose, per quello vi dico ragazzi, o non portatemi niente, tanto vi voglio bene lo stesso, oppure qualcosa di utile. Infatti se vi ricordate anni fa, io un giorno mi facevo portare le salviettine, un giorno lo Scottex, un giorno il dentifricio, perché poi li regalavo agli ospedali o alle persone bisognose. Dico sempre la verità, teniamo solo le cose belle, i disegni, mi piace essere corretta con voi. Non serve che ci portiate un regalo, vogliamo bene a tutti nella stessa maniera a prescindere. Spero capiate cosa intendo e che il mio modo di fare non passi come cattiveria. La Sabri ha quindi nuovamente chiesto al suo pubblico di non portarle i cartelloni, ma non perché non li apprezzi, anzi, ma perché dopo tutti questi anni ha capito di non avere la possibilità di tenere tutto ciò che riceve. Si tratta di una questione di spazio e di gestione della casa e quindi costretta a buttare a malincuore qualcosa, ma non lo fa per cattiveria. La creator ha quindi rinnovato l'invito agli eventi di venire agli eventi senza regali, perché il dono importante è proprio la loro presenza. Quindi, ricapitoliamo questa cosa. Se voi avete proprio piacere a fare un regalo, perché io poi li faccio vedere nei video piuttosto che li utilizzo, come stanno facendo in tantissimi, mi stanno regalando i pannolini, dico sempre, adesso arriva il bambino, volete veramente farci un regalo? Ma io ripeto, tenetevi i soldi per voi, non c'è bisogno che ci facciate il regalo, però ci sta regalando i vestiti del bambino, le calzine, cioè tutta roba che noi di per sé no, nostro, non so come si dice, non abbiamo bisogno, perché noi abbiamo degli stipendi ottimi, quindi... ce l'abbiamo i soldi per comprare queste cose, però io posso capire che da fan, se io seguo una persona, anche a me mi piacerebbe vedere poi che magari il bimbo indossa un vestitino che ho regalato io, quindi essendo cosciente di questa cosa io apprezzo se mi fate un regalo bello e lo metto al bimbo, adesso sto sparando, però se mi regalate, che aprite il vostro cassetto della camera e trovate la sorpresa del McDonald's, ecco, non mandatemi la sorpresa del McDonald's, cioè capito che cosa intendo, è proprio quello, perché io non me ne faccio nulla della vostra sorpresa del McDonald's, ma ripeto, non è cattiveria, ma ho 34 anni, ci sta arrivando un bambino, o anche no.
E quindi quello che volevo dire è che queste frecciatine che mette la gente, ah, quindi questi li tieni? Sì, questi li tengo perché, come ho detto, le cose belle le tengo, oppure le regalo alle persone bisognose, come per esempio quando mi avete mandato 50 dentifrici o quelli, ho chiesto saponi per lavare, li ho portati in ospedale, ma mi sembra il minimo. E quando mi fate i cartelloni non li tengo perché ve l'ho detto perché. E scusate se posso risultare antipatica, io me ne rendo conto, lo dico sempre che non sono una persona simpatica, però sono una persona molto vera. Mi spiace se ci rimanete male, ma più che dirvelo, cioè voi, adesso vado un po' contro anche le altre persone, ma che se ne frega, non faccio nomi. Ma secondo voi, quando magari in questi anni abbiamo fatto una fiera, un evento, voi pensate che gli altri creator si siano portati a casa i cartelloni? Cioè, siete seri? No, perché almeno io ve lo dico, ma non pensate che le persone... Cioè, voi andate a un concerto, immaginate un concerto di una persona famosissima, gli fate i cartelloni e li lasciate lì. Cioè, voi veramente pensate che questa persona si porti a casa i cartelloni? No, ma è normale! Cioè, è una cosa normalissima! Immaginate di avere 90.000 cartelloni, ma anche se affittassi un capannone! Cosa me ne farei che vai dopo un mese c'è la muffa? Non... Cioè, vabbè, comunque, visto che ormai saranno 10 minuti che parlo sui cartelloni, non ho solo questo da dirvi, ho anche altri sfoghi da fare, scusate. Mi è capitato di avere una domanda sul evito la roba del toccare i bambini perché ne ho già parlato fin troppo. Perché non ci vuoi dire il nome del bambino? Ma a parte questi modi qua, ragazzi, a me non piacciono. Il nome del bambino non ve lo vogliamo dire semplicemente perché per ora, un po' per gioco, un po' per situazione, rimane una cosa un po' nostra. Non c'è bisogno che noi vi diciamo tutti i fatti della nostra vita. Cioè, per ora è una cosa che abbiamo condiviso soltanto con quelle pochissime persone a noi molto vicine, i parenti, e neanche tutti lo sanno. Ma è una roba così che rimane nostra fino al giorno della nascita, perché poi tutti saprete il nome di questo bambino, tutti vedrete questo bambino, quindi vedetela come una cosa bella. Adesso c'è il toto nome perché tutti stanno scommettendo su questo nome, chi se ne frega se dovete aspettare ancora 2 o 3 mesi, ma ormai ne avete aspettati 7, è anche una roba proprio simpatica, a me mi piace molto questa cosa di farvi aspettare, di leggere ogni giorno la gente che dice per me si chiama questo e poi di darvi l'indizio, quando ah no, allora non è questo perché hai dato questo indizio qua. Però venire a fare gli antipatici o fare queste battutine frecciatine a me, che sono veramente la persona più vera che vi racconta tutto quello che mi succede nella vita, è veramente frustrante, davvero. Sì, è brutto. E poi c'è un'altra cosa che voglio dire, mettervi in guardia più che altro. Una, ho i direct intasati di gente, io non ne so nulla di criptovalute, questa roba qua, non ne so nulla. Molte aziende mi hanno contattato per collaborare, ma io ho rifiutato sempre perché non sapendo non le voglio fare. Ma so che stanno rubando tantissimi account e tanta gente vi sta intortando, fai questo, fai questo, fai quest'altro perché guadagni 2000 euro al mese. Raga, allora, io di questo non ne so nulla, l'unica cosa che so è che vi dico di stare lontani, a parte che stanno scammando un sacco di account di Instagram a cui a me arrivano tutti questi profili con i PayPal che prima c'era 2 euro e poi magicamente 22.000 euro, e a gente con cui magari la sera prima o 2 sere prima mi avevano risposto alle storie, quindi lo capisci che sono account rubati. Non credete a questa cosa. E la cosa ancora più brutta sono gli influencer, io li chiamo influencer perché io non mi definisco influencer, io mi definisco creator. Gli influencer per me sono quelle persone famose, magari su qualche social, che passano la vita a sponsorizzare i prodotti senza magari esserne nemmeno fan. Io spero e penso che voi, conoscendomi in questi anni, saprete che tutto quello che sponsorizzo io, che è pochissimo, perché fortunatamente io ho uno stipendio da un'altra parte, quindi non ho bisogno di farmi altri soldi sponsorizzando, però quei pochi che prendo, se li prendo perché sono fan veramente io del prodotto e che magari prima di collaborarci ho acquistato io, e poi magari l'azienda, come è successo già con 3 aziende, io ho acquistato, loro hanno visto me, il mio acquisto, e mi hanno detto ma vorresti collaborare, ma sono fan prima io. Sta succedendo che purtroppo tanti influencer stanno sponsorizzando questi gruppi Telegram, che sono delle cose piramidali che io ancora non ho ben capito,
che funziona, che se tu metti 10 euro, poi fai scrivere la gente e la gente paga, te arrivano, e state lontani da queste robe, state lontanissime da queste robe, non credete, anche se il vostro idolo vi dice, ah sì, guardate che per guadagnare, premete su questo link di Telegram, lasciate perdere perché sono cacate, sono truffe, non fatevi infinocchiare da queste cose, da queste persone. Cioè veramente, io se il mio idolo mi sponsorizzasse qualcosa, perché poi loro non sanno manco che cos'è sta roba, mi sponsorizzasse qualcosa che mi fa male a me, oppure mi toglie dei soldi a me, ma io smetterei di seguirlo. Cioè, ma dico, cavolo, ti considero come idolo, ascolto quello che mi dici e poi mi fai, tra virgolette, truffare. Ecco, quindi questo è un messaggio che lancio a tutti gli influencer, per favore smettetela con queste cose, perché poi la gente ci crede e è proprio brutto. Non c'è, i soldi, vi trovate un bel lavoretto estivo, se non avete soldi potete aiutare qualcuno, in cambio vi dà qualcosa, ma non credete a tutti questi link di Telegram, perché ragazzi, oh, per l'amore del cielo, poi magari qualcuno funziona, qualcuno si fa dei soldi, ma no, non fatelo, vi prego, sono cose brutte, non infilatevi in queste cose. E penso di avervi già rotto per bene le scatole, volevo proprio dirvelo e ne ho approfittato per vedere un po' come usciva la camera, forse è un po' storta, devo ancora sistemare il tutto. Ditemi prima di tutto che cosa ne pensate di tutto questo che vi ho detto, e se appaio cattiva quando vi racconto, però mettetevi un attimo nei panni, immaginate che io sono veramente 7 anni che ribadisco queste cose, 7 anni, non 7 giorni, 7 anni che vi dico questo. E quindi sentirmi dire che, ah, ma questi li tieni, vi giuro che avrei fatto un video pieno di parolacce, ma no, le parolacce non si dicono, cercate sempre di evitarle, anche proprio con gli amici, con la famiglia, le parolacce sono brutte in bocca alle persone. Pensatevi una parola, inventatevi una parola magica, che quando siete arrivati dite quella parola, che però non è una parolaccia. Ecco, questo qua era una roba che mi era venuta a me qualche anno fa. E quindi niente, volevo sapere poi, oltre a cosa ne pensate, se sono cattiva, cioè se nell'apparenza sembro cattiva o riuscite a capire che cosa intendo, perché a me certe cose mi fanno veramente male, cioè vedere che la gente non riesce a capire che io sono sincera, al posto che apprezzare questa roba, venirmi contro, mi dà proprio fastidio. Niente, basta, scusate se vi ho portato via più di un quarto della vostra vita con questo sfogo, ma ci tenevo a dirvelo e a farvi vedere i miei nuovi capelli e a farvi vedere, aspettate, la mia panza enorme. Guardate, vado un po' indietro, come sto lievitando, sono gigante, questa è la mia pazza, ok, se no faccio vedere le mutandine, torno da voi e niente, vi mando un bacio grande, fatemi sapere se piacciono anche i capelli, è la prima volta che oso così tanto, c'è anche il tatuaggio, però ho detto vabbè, è estate, posso, quindi va bene così, vi mando un super bacio e aspetto i vostri commenti, vi amo tanto. Thank you.